10:20, sì. 11, sì. 14, sì. La Trieste Opicina è stata una gara di velocità in salita svoltasi tra il 1911 e il 1971, riproposta dagli organizzatori del club dei 20 all'ora dal 1982 come gara internazionale di regolarità. La Trieste Opicina era la festa di tutti i triestini. È iniziata nel 1911 ed è purtroppo finita nel 71 a seguito di qualche polemica e anche a seguito, onestamente, del fatto che il tracciato era diventato troppo veloce con i mezzi che nel frattempo si erano evoluti e troppo popolato. Abbiamo cominciato in quattro amici nel 60, poi nel 61 abbiamo costituito questo club, Club dei 20 all'ora, che è stato uno dei primi club in Italia. Difatti, quando noi abbiamo cominciato non esisteva ancora l'ASI. Ti occupi all'interno del club anche del settore turistico. Esatto, sì. Il Club dei 20 all'ora, che è nato nel marzo del 61 ed è uno dei club più antichi d'Italia, ha tre anime: l'anima sportiva, l'anima turistica e l'anima culturale. Io in particolare mi interesso della sezione turistico e culturale. Roberto, io ti devo ringraziare perché ci hai regalato questo bellissimo libro sul Museo Ferroviario di Trieste di Campo Marzio. Ecco, raccontaci un po' di questo museo a cielo aperto. Beh, questa è un fabbricato storico, una stazione del 1906, è un, tra l'altro, anche dal punto di vista architettonico molto particolare, perché è l'unico esempio rimasto di stazione di testa in stile Liberty, ed è a Trieste, è in regione, e quindi è un bene da valorizzare, secondo me. La gara che oggi andremo a fare è una gara abbastanza complessa, per certi versi anche anomala. Perché questo? Perché è una gara tutta in linea, cioè noi partiamo da Trieste e arriveremo a Udine. A Cividale poi, quando noi scenderemo, ci congiungeremo con i rally delle Alpi Orientali, di cui noi siamo alcuni. Nella parte finale del percorso a Cividale del Friuli, i nostri drivers si congiungeranno con il Rally delle Alpi Orientali, perché altra grande novità di questa edizione è infatti il gemellaggio con il Rally, storicamente l'altra corsa più importante del Friuli Venezia Giulia dopo la Trieste Opicina. Giorgio Croce, patron del Rally delle Alpi Orientali. Allora Giorgio, bellissima manifestazione, due rally che si ritrovano insieme, due rievocazioni importanti e tanta gente qui a aspettare queste stupende auto. Ah, mi pareva festeggiare 50 anni del Rally delle Alpi Orientali, mi pareva corretto, visto che gli abbiamo messo il nome del Friuli Venezia Giulia, tirare dalla nostra parte, diciamo così, i regolaristi del Club dei 20 all'ora di Trieste, e come avete visto il successo è notevole, perché mi pare che ci siano 70 addirittura iscritti. Arrivare da Trieste a Udine è come distruggere alcuni campanili, che è la cosa più bella che si possa fare. Poi mi dicevi che Trieste ti piace tanto. Per me è una delle più belle città d'Europa, è un qualche cosa, è una Ferrari che va in prima e seconda e dovrebbe utilizzare le altre quattro marce. Siamo qui ad omaggiare il centenario della Grande Guerra, storia nella storia, con un percorso speciale e più lungo che verrà a toccare molti luoghi del conflitto, creando un mix di sport, turismo e cultura. 3, 2, 1, go! Voi celebrerete questo momento facendo un percorso proprio. Sì, il percorso proprio percorre tutta la linea del fronte e tocca tutti i luoghi di battaglie che fanno, il cui nome fa caponare un po' la pelle, ma in realtà tipo Caporetto, tipo Bainsizza, Montermada, ma è il centenario, quindi insomma sono cose che non vanno dimenticate, e noi cerchiamo con molto rispetto di avvicinarci anche a questa celebrazione, che durerà fino al 18. Pensate che il nonno di questo signore corse la Trieste Opicina del 1926. Mi metto in mezzo a loro, allora vai. No, in mezzo a voi, bello. Abbiamo qui gli equipaggi fiorentini. Pensa che viaggio a venire qua, dai. Tanto, però è stato bello, vi siete divertiti. Ha valso la pena, un percorso meraviglioso, una bella organizzazione. È un arrivo da grande emozione, dai, in una piazza bellissima, piena di gente, sul palco di un rally,
noi ci siamo andati quasi piano. Bello. Confronto a loro. Certo, allora, certo. Contenta anche tu? Ti è sì, piaciuto sì, il percorso? Sì, veramente bello, veramente. Necessita di tanta attenzione da parte del navigatore, quindi sì, è un ruolo importante, eh? Sì, qui sì, veramente fondamentale, perché sì, basta un metro sbagliato e non prendi più il tubo, non arrivi più, quindi veramente valida, veramente bella e paesaggi inaspettati. My name is Peter Ifrebetsovich, an Austrian name. And this is an Austrian car. And we are on a very special place, Trieste. 50 anni fa, vor 50 Jahren, ist dieser Steierbuch mit der Nummer 100, dem Numero 100, hier das Rennen Trieste-Opicina. This is your first race, okay, in Italy? Yes. And normally, where did you race? Normally, we have in Croatia, we have rallies, so race, and we go to Austria, but to Italy it's the first time, so we are very happy to be here. Mi piace perché abbiamo una driver questa volta. You are a lady and yes, you drive. Yes. It's yes, very nice. Antonio Giornetti, commissario ASI. Antonio, mi hai detto che questa è stata la tua prima volta alla Trieste Opicina Storica, è la prima volta che vedevi Trieste, ti è piaciuta tantissimo. Sì, Trieste è stata una città che è stata una sorpresa per me, molto bella, con degli spazi molto ampi, e mi è piaciuta moltissimo. Alla Trieste Opicina sono la prima volta che sono venuto, sono rimasto ben... Diciamo, ti ha colpito parecchio. Sì, perché ci sono dei paesaggi molto belli, specialmente quelli italiani più di quelli sloveni, con delle prove decisamente impegnative e tecniche. Gli equipaggi penso che si siano divertiti, perché quando siamo arrivati al rifugio a fare il pranzo erano tutti molto contenti. Sì, tra l'altro anche lì era un paradiso, si stava veramente bene. Si stava molto bene e abbiamo mangiato anche molto bene. Sì, è vero, hai ragione. Questa vettura è in carne nostra. Ben arrivati, grazie per il commento. Grazie. It was really great. Yes. Yeah. Trieste è una città gemellata di Graz. So, anche questo è molto importante. Com'è andata allora? Raccontateci tutto. Tutto bene, dai. Un po' faticoso, ma tutto bene. Bene, infatti vedo questi bei sorrisi, mi piace quando si arriva così al finale. Siamo andati un po' tardi perché abbiamo girato per Udine un po'. Abbiamo girato per Udine perché ci siamo fermati a prendere la Gubana Cividale. Ah. Vi ringraziamo tantissimo perché è stato un bellissimo giro, dei paesi stupendi. Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo. Saluto! Dalla Trieste Opicina Historic 2014 un saluto e un grandissimo ringraziamento a tutti gli equipaggi. Temo di dovervi dire ci rivediamo il prossimo anno su un percorso completamente diverso. Dalla Trieste Opicina è tutto, grazie di aver partecipato, ci vediamo sicuramente alla prossima edizione.